Boom! I team of the season sono arrivati. Non farteli scappare. IG Vault è il sito che va per te. Economico, affidabile e il più veloce in assoluto. Passa in descrizione per il link e un ulteriore sconto. Luca, con i baffi sembri Hitler, Francesco Gabbani e Narcos. Le vostre... Mamma mia! Come al solito, prima di iniziare un nuovo episodio, passate qui sotto in descrizione, che salutiamo l'ultimo like su Instagram, tutti i miei social network e tutti i link ai canali di Ibrahim, li dovete iscrivervi dappertutto. L'ultimo like è di I'm Lele, un vincitore e semplicemente un sognatore che non si è mai arreso. Jamie Vardy. E adesso andiamo a giocare una partita very difficile, perché con la Roma dovremo fare un turnover massiccio per prepararci al meglio alla partita di Champions League contro il Monaco. E Dio mi salvi se non voglio vincere la Champions League, anche se in realtà è se e Dio mi fulmini. E attenzione, perché per l'occasione mi sono portato in panchina anche un certo Marcus Rashford, perché voglio tenere a riposo i nostri attaccanti titolari. E quindi chi meglio di quella feccia lurida bastarda per poter sgruppare su e giù. Vediamo un attimino, la Roma è veramente in basso in questo campionato. Ma guardate l'Inter e la Lazio, ma com'è possibile che sia così? Com'è possibile? Vabbè, Sassuolo capolista ci sta, ci deve stare. Ci può stare. Vediamo se riusciamo a portare a casa il massimo del bottino con una squadra visibilmente rimaneggiata e priva di qualsiasi giocatore titolare se non Donnarumma. Se va via Berardi il prossimo anno, perché sapete che è uno che non vuole rimanere perché si sente troppo importante, c'è anche il Sharawi oltre Insigne, che è un profilo molto molto interessante. Ma intanto Niang si inventa un numero incredibile e invece Marco Piazza che entra in area, ancora Niang si appoggia qui, attenzione, il Papu Gomez prova a prendere di sorpresa la difesa della Roma, la palla che torna ancora da Sturaro. Andiamo dentro da Mandragorino e poi andiamo fuori dal Papu Gomez che si gira in un fazzoletto. Mamma mia, potevi prenderlo Papu Gomez che era rigore. Niang, attenzione, dentro per Mandragora. Rolando la sbaglia clamorosamente. Calcio d'angolo. Spinazzola, dentro così. Attenzione, perché Niang ci può arrivare. La palla ancora da Mandragora. Da fuori Mandragora. Allison in calcio d'angolo. Piazza, dal limite Piazza ci prova e porta vuota. Trova il gol finalmente. Rolando Mandragora, ci aveva provato tre volte. Chi meglio di lui per segnare questo primo gol contro la Roma. Piazza, cannonata. E poi adesso Alisson non è che puoi essere onnipotente, onnipresente e sempre disponibile alla parata. Rolando Mandragora ci porta in vantaggio. Si inizia a segnare anche Mandragora. Ragazzi, qui è finita, chiudo tutto, chiudo il canale. Non lo voglio, ci vomito sopra anch'io. Attenzione, Bernat cerca di... Oddio, che numero mi ha fatto Bernat, non l'ho più vista. E poi ci immoliamo con l'ultimo difensore centrale. La viene a prendere Niang e riusciamo a far andare ancora una volta Rolandino Mandragora, che vorrò a questo punto provare a strappare la Juventus, anche se mi perde palla lì a centrocampo, mi dà un fastidio, la recupera Manuel Loca Telli e poi non riusciamo a tenerla. Ma che pressing asfissiante che c'è. Papu Gomez dietro così da Locatelli, va dentro ancora una volta il Papu Gomez. Niang si appoggia, Loca Telli Loca dentro così da Mandragora, si appoggia Stefanino Sturaro, largo c'è il Papu Gomez, lo serviamo, la crossiamo, ma perché non c'è nessuno sul secondo palo? Piazza, dove vai? Paredes, attenzione, Paredes, mamma mia, che gol da fenomeno che hai fatto, Leo, Leandro, perdonami perché... Ma che cosa hai fatto? Come è possibile? Insegnamelo, voglio fare anch'io un gol così. Alzo le mani, in segno di resa. Guarda come gira questa palla dopo un dribbling di tutti i miei giocatori. Mi sembra molto forte questa Roma, non da decimo posto in classifica. Bernat apre tutto su Momo Salah. Ancora Salah, si dimentica il pallone, poi lo ritrova ed è pericoloso col suo mancino. Luis Gustavo, ancora Luis Gustavo, dietro da Paredes che ha un ottimo tiro e lo sappiamo. E ci fa la doppia. Leandro Paredes, 2-1 per la Roma, 2-1 per la Roma, ed esulta come Platini addirittura Paredes. Ma che è? Ma lo devo comprare, un po' come Diawara l'anno scorso col Napoli. Ma cosa succede? Come fa?
È fortissimo, ma come? Niang, attenzione, ancora Mbai e Niang la viene a riprendere Paredes che è, a quanto pare è il giocatore più forte di questa terra. Ancora Niang che non riesce a sfondare il muro sorretto da Manolas e poi riusciamo a pressare e a ripartire noi. Ancora Niang, piazza, ancora dentro la Niang. Attenzione, Niang prova a cercare il buco per Mandragora. Se lo mangia lui, non fa con la doppietta come Paredes. Dentro qui, e poi la rimettiamo lì, e poi piazza, la può crossare sul secondo palo, Sturaro! Il palo, non ci credo, siamo anche sfigati però. Dai ragazzi, almeno un punto lo voglio portare a casa però, perché ce lo meritiamo, anche dopo il palo di Sturaro, davvero, almeno un punto, un punticino da dire che non abbiamo perso, ce lo meritiamo. Locatelli. Dentro così, per Stefano Sturaro tra le linee, va a cercare Niang e poi l'apriamo per Mandragora che riesce a trovare un bel corridoio per Piazza la mette lì dietro per Mandragora di prima, fuori! Non ci credo, anche Bernat si unisce alla festa, 3-1, cioè veramente tutti, ci hanno saltato tutti, che rabbia! Ma com'è possibile? Vabbè che difficoltà leggenda, però era da un po' che non mi facevo saltare così, ci avevo un attimino preso la mano, invece no! Ne prendiamo, ma minimo la toccata Paredes e danno il gol a lui, cosa suoni sveglia, cosa vuoi? 3-1, 2 di Paredes, 1 di Bernat, ed eravamo andati in vantaggio noi con Mandragora. Sapevamo che era un rischio fare turnover in campionato. Ma adesso c'è la Champions League, dobbiamo rimanere concentrati sugli ottavi di Champions. Dai ragazzi, bisogna assolutamente passarlo il Monaco, bisogna assolutamente andare almeno in semifinale, io voglio almeno la semifinale da questo Sassuolo, poi quando siamo lì ce la giochiamo e può succedere di tutto. I titolari, l'unico stanco un attimino è Stefanino Sturaro, ma è naturale dato che ha giocato l'ultima partita. Io mi porto ancora una volta in panchina Rashford, perché, torno a dire, me lo sento. Mi sento che può tornare utile in questo episodio, non so perché. Ho questo sentore e spero di sbagliarmi. Inizio a sentire la tensione da Champions League, inizio a sentire l'aria che si fa un attimino diversa. Sassuolo-Monaco, è importante non prendere gol in casa. Dai Gigio, te lo leggo negli occhi, sei concentrato, sei sul pezzo. Sei qua, con la testa qua, Vuoi a pensare di aver già vinto, di essere passati avanti? Qua. Attenzione perché Moutinho ha dei piedi eleganti ed è pericoloso. Moutinho, Donnarumma! Subito sveglio Donnarumma. Possiamo ripartire con Sturaro che se l'allunga forse un po' troppo. Belotti, ancora Belotti in possesso della palla. Pellegrini, facciamola girare questo pallone. Facciamoli correre. Belotti, ancora lui. Mamma mia che palla, che invenzione per Berardi. Dai Mimmo, proteggila fino all'arrivo ancora del tuo compagno, del gallo in mezzo. Anzi no, vai sul secondo palo. Però bisogna attaccarla alla profondità ragazzi. Ancora il gallo Belotti, ancora spalla alla porta, Berardi prova a servirlo, sulla corsa, Berardi la rimette dentro, ci va Subasic, fai andare stazione, no Berardi non ti girare lì, che la riperdiamo ancora una volta Baselli, per fortuna, anzi no è Sturaro, ci mette una pezza, allarghiamo su Bernardeschi e poi ripartiamo, brutte ripartenze, non riusciamo a ripartire, cosa abbiamo oggi? Baselli, dentro per Belotti, attenzione, Belotti si appoggia, ancora una volta sbagliamo l'appoggio, non riesco a capire in questa puntata cosa stia succedendo, non riesco praticamente più a giocare, dentro così per Belotti, ancora una volta lo sbagliamo, ragazzi non è possibile, Baselli la recupera, dentro per Belotti e la sbagliamo ancora, Traoré, dentro così, Cornè, il tiro, alto, finì il primo tempo ma non ci siamo per niente, dobbiamo per forza inventarci qualcosa, dobbiamo tornare a qualcosa che conosciamo meglio del falso 9. E ovviamente sto parlando del rombo a centrocampo. Vediamo come ci sta anche Pellegrini. Anzi, scusate, Bernardeschi, dato che non ci ha mai giocato nel rombo Bernardeschi. Lo proviamo così, con Bernardeschi dietro Berardi e Belotti. Mamma mia, Bernardeschi, che palla per Belotti che stava partendo. È riuscito a proteggere bene il difensore, grande Jamerson, perché era veramente brutta se no. Belotti, dentro così, attenzione, c'è Berardi, buona posizione, per il mancino magico di Mimmo, cosa ha preso Subasic? Cosa hai preso Subasic? Veramente, ti ho fatto fare piede perno sul difensore, poi Berardi ha tirato un cioccolatino, ma tu hai risposto alla grande. Dobbiamo cambiare ancora qualcosina, non ci siamo ancora al 100%. Bernardeschi, torni in panchina e mettiamo davvero su Rashford, ragazzi, guardate cosa sto facendo, sto mettendo su Rashford. Facciamo ripartire il Sassuolo, dentro la palla per Bernardeschi, l'ultimo scatto, l'ultima azione per Federico, vai, fammi vedere che ho sbagliato a sostituirti, Bernardeschi va sul fondo, la mette, per Belotti non ci arriva, c'è Sturaro, la stoppa il tiro di Sturaro, Subasic ancora la toglie dalla porta. Un'azione costruita da Bernardeschi e da Sturaro, proprio i due che stanno per uscire, volevano far vedere che era un errore.
La viene a prendere proprio Rashford. Attenzione, va dalla bandierina Rashford e poi prova ad accentrarsi. Rashford, il tiro di Rashford, oddio, non ci credo. Berardi, attenzione, recupera un bel pallone dentro per Rashford, l'1-2, chiesto a Belotti, ottenuto, eccolo Rashford, è in area, ancora Rashford, si gira, Rashford, Rashford, Rashford! Rashford! Non ci credo! Marcus Rashford al 9°! Non è possibile mai! Non è possibile mai! 1-0 Rashford! Allora, sto piangendo! Di gioia! Non ci credo, Marcus! Mi stremano le gambe! Sto male! Il gol di Rashford, davvero? Cioè... Scusa Marcus, perdonami per qualsiasi cosa di brutta ti ho detto nella mia vita. 1-0 in Champions a Monaco al 90°, Marcus Rashford era un sentore, lo sapevo che potevi tornarmi utile oggi. Scusami Marcus, per tutto, davvero, se finisce 1-0 Marcus ti rimetto in rosa, assolutamente, sì. Al posto di Niang, non mi interessa più niente di Niang. C'è solo Marcus Rashford! Dentro così e finisce qui! Sto male. Chiedo scusa a tutti. A Rashford, a quello del gioco, al vero Marcus Rashford, a tutti voi che continuavate a dirmi sei una pippa, non lo sai usare. Scusa Rashford. Mi hai tolto le castagne dal fuoco e mi farei fare il titolo più clickbait della storia. Quanti soldini che guadagnerò grazie a te, Marcus Rashford. Ma come fare a non urlare al gol di Rashford che ti regala l'1-0 in Champions League al 90° in casa contro il Monaco? E ancora una volta mi tocca salutare per la seconda volta l'ultimo like su Instagram, sempre qui sotto in descrizione. L'ultimo like è di Artemis underscore 011, quindi di Christian Dragos. Grazie Christian, tu sì che sei un vero Marcus Rashford. Ma sì, 5 punti di vantaggio sul Napoli, 10 sulla Juve, del campionato non me ne frega più niente. L'importante è bollare con Rashford in Champions al 90°, tutto il resto è noia. Se questo video raggiunge i 3000 like, io compro Marcus Rashford a titolo definitivo e lo faccio giocare titolare con Belotti. 3000 like, ragazzi. Sta a voi. Sta a me invece annunciare i vincitori del contest di Spock. Come ricorderete, un paio di episodi fa della carriera avevo annunciato che avrei donato 100 euro in buoni per PS o Xbox. Ebbene ragazzi, i due vincitori sono Matteo G, rispettivamente vincitore della PlayStation Card, e Alessandro R, vincitore della Xbox Card. Purtroppo per motivi di privacy non posso dire i vostri cognomi, ma se vi chiamate Matteo G e Alessandro R, controllate le email con le quali vi siete iscritti a Spock. E sì, lo so, sono bastardo, perché l'annuncio dei vincitori lo metto a fine video. Ma così intanto ve lo guardate tutti. E poi, dopo un finale del genere col gol di Rashford, dovete arrivarci alla fine. 3000 like e lo compro, giuro.